Safi è crisi nera dal, credo dal 2012-2000, quando è iniziata la crisi, è iniziata questa moria di negozianti. Safi era la via più bella di Viterbo e, come dici tu, era la via condotti di Viterbo. Si sono spostati perché cioè, la gente non passa più qui. Il tutto è stato decentrato, ora non vorrei fare il politico di turno, però si sono creati dei poli fuori le mura, dove la gente può andare tranquillamente, sia in estate che in inverno. In estate aria condizionata, in inverno riscaldamento, ovviamente sto parlando di centri commerciali, che secondo me per una città come Viterbo ce ne sono due, sta nascendo credo anche il terzo, ora per una cittadina di dentro le mura 45.000 persone, non so insomma a cosa potessero servire tutti questi centri commerciali. Su via Saffi cos'è successo e quanti negozi hanno chiuso? Che mi ricordo io, ecco, saranno una ventina di gestioni che sono cambiate con gli anni, dal 2012 a oggi, vedi aprire negozi, poi cambiare l'anno dopo e poi improvvisamente ecco, non hanno più riaperto perché hanno visto che comunque era inutile rimanere qua. Questa teoria dei giochi. A Viterbo ognuno può aprire come, dove, quando, dove vuole, ed ecco che, tornando al discorso di prima, si sono creati questi monopoli, queste zone. Per far sì che poi il commercio cammini e funzioni, secondo me, avrebbero dovuto dividere per zone la città in modo che la gente potesse girare. Solo così, perché altrimenti credo che sia una cosa fisiologica che ci sono delle zone morte e delle zone troppo vive. Credo che ci sia più una via Saffi, insomma. Siamo rimasti quattro negozi e qualcuno che è coraggioso che ancora cerca di aprire, ma è inutile, insomma. Negozi storici come questo qui di fronte a me, veramente ci parliamo così giornalmente ed è una tragedia, insomma. Uno sta aperto per un ordine di firma e basta. Lasciato a se stesso, nel senso un degrado allucinante, non gli importa più niente a nessuno, credo, di via Saffi, ma come altre vie, belle come via Saffi, faccio sempre l'esempio di via Mazzini, che forse paradossalmente c'è più vita a via Mazzini che a via Saffi, insomma, ecco.